Buon pomeriggio gentili ascoltatori, buon pomeriggio, domenica 7 febbraio e questa è Radio 1 Domenica Sport. Quattro titoli mondiali e un titolo olimpico, il mondo del ciclismo piange il suo CT pluridecorato. Franco Ballerini morto questa mattina in un incidente automobilistico nel corso di una gara di rally. Una notizia davvero tragica che ha lasciato di stucco tutti gli sportivi, tutti gli appassionati di ciclismo. E noi apriamo questa pagina di Domenica Sport in questa domenica così triste per il ciclismo salutando un amico di Franco Ballerini, un compagno di squadra, Andrea Tafi. Buon pomeriggio Tafi. Buon pomeriggio a tutti. Allora, davvero il ciclismo, lo possiamo dire, perde tantissimo con questa scomparsa. Lei ha perso anche un grande amico, no? Devo dire che in questo momento così di grande dolore che ci ha raggiunto così velocemente, inaspettatamente, qualsiasi parola è veramente... Non saprei cosa dire, il dolore è tanto. Io posso solamente dire che Franco era una persona eccezionale, una persona con cui ho condiviso i momenti più belli di una carriera. È stato un compagno, un uomo e una persona su cui appunto ci si poteva fare veramente un grande affidamento. Ecco, lei con Ballerini, oltre a essere stato suo compagno di squadra, vi divideva, anzi vi univa l'amore in comune per la Parigi-Roubaix, no? Lei ebbe questa grande esperienza del 99 quando riuscì a vincere la Parigi-Roubaix, e anche Franco Ballerini aveva una grande passione per questa corsa alla quale partecipò per la prima volta nell'89. Ma sì, io devo dire che con Franco abbiamo condiviso tantissime Roubaix insieme, abbiamo lottato insieme per appunto la vittoria anche finale. Devo dire che da lui ho imparato tantissimo. Un ragazzo umile, un ragazzo d'oro, però ripeto, ogni parola in questo momento veramente di grande dolore, non ci sono parole da poter dire se non dire grazie Franco, perché per me e per tutti noi, per il mondo del ciclismo e per il mondo dello sport in generale e anche della vita normale, è stato veramente un grande uomo. Ballerini divenne CT nel 2001 e offrirono quel ruolo di commissario tecnico a Ballerini anche per una serie di coincidenze. Infatti doveva diventare CT Beppe Saronni, che poi all'ultimo momento rifiutò per alcuni impegni personali. Beppe Saronni è con noi, buon pomeriggio Saronni. Buon pomeriggio a tutti e a tutti voi. È così, andò così in effetti, vero, quella volta? Ma andò, sì, andò che il posto di CT è stato offerto a me, io seguivo, come seguo tuttora, una squadra ciclistica che è la Lampre, e decisi di non lasciare questa squadra. La prima persona che in quel momento mi è passato per la testa, mi è venuto in mente che potesse ricoprire al meglio quel ruolo, è stato Ballerini, e così è stato, e sono contento che sia andato in questo modo, perché poi abbiamo avuto un grande CT, una grande persona, e che ha vinto quel che ha vinto, ma al di là delle vittorie, un CT che sapeva ascoltare, che sapeva imparare, che sapeva parlare con i ragazzi e che aveva un grande carisma, quindi un grandissimo CT. Saronni era una specie di fratello maggiore, no, per Franco Ballerini? Ma sì, direi di sì, nel senso che Franco era giovane, è passato alla Del Tongo e io ero all'apice della mia carriera, abbiamo vissuto momenti bellissimi, un ragazzo che voleva imparare, che capiva e ascoltava, come posso dire, ha imparato in fretta, ha avuto tantissime soddisfazioni, abbiamo vissuto tantissime cose belle e meno belle nel ciclismo, ma questo è lo sport. Ma soprattutto, al di là dello sport, siamo rimasti molto amici, ci sentivamo spesso, e addirittura qualche giorno fa eravamo assieme in una giornata di caccia, ma con altri ragazzi che correvano con noi alla Del Tongo ancora, e abbiamo passato delle ore bellissime raccontando i momenti più belli di allora, del ciclismo di allora. E proprio Franco vorrei ricordarlo proprio in queste due ore vissute pochi giorni fa,
in cui ci siamo come sempre divertiti e abbiamo raccontato delle cose belle. Io vi ringrazio, è stato bello parlare con voi, grazie ad Andrea Taffi, grazie a Beppe Saronni per la vostra testimonianza, è davvero un bruttissimo momento per il ciclismo italiano, la scomparsa di Franco Ballerini. Grazie davvero, grazie Saronni, grazie Taffi, noi andiamo avanti nella nostra